Damiano, per il sito internet Velo Club, durante l'inverno quali modi di allenamenti fai? Perché abbiamo visto foto da te come pilota di un aereo militare, puoi raccontare la tua esperienza? Parlo italiano, è meglio. Ok. Meglio, no? Beh, io la mia preparazione invernale, diciamo, ho cominciato quest'anno a novembre e fino a dicembre compreso ho fatto allenamenti fondo, tanti chilometri, e da gennaio ho cominciato a fare un po' più sul serio con potenziamenti, anche il ritiro con la squadra. Quando mi avete visto pilota dell'aereo su un caccia era il giorno della presentazione della nostra squadra, ho avuto questa possibilità di provare questi Tornado, chiaramente solo la partenza e non volare perché evidentemente costa troppo. Okay. Come ti senti in questo inizio di stagione? Finora direi che andò tutto bene, ho già gareggiato parecchio perché ho già fatto 16 corse, però adesso dal criterium in poi corro più concentrato anche per vincere, perché l'obiettivo del Giro d'Italia è abbastanza vicino, manca un mese. Ok, oggi la giornata è andata bene? Oggi era bene fino a 20 km d'arrivo, poi abbiamo preso un temporale molto forte. Ho provato a anticipare anche perché mi sono trovato davanti in buone condizioni. Ci è mancato davvero poco, peccato, sarebbe un'altra volta. E quest'anno pensi di essere pronto a rivincere il Giro d'Italia o preferisci partire alla conquista della maglia gialla? No, io penso che sia meglio puntare a fare il Giro d'Italia e per vincerlo. Per il Tour de France è ancora un po' di tempo. Penso mi piacerebbe farlo nel 2008 il Tour de France, per vincerlo. Fa 2 mesi che la stagione ha cominciato e corridori come Contador, Rico e Bono hanno già vinto belle vittorie. Che pensi a proposito da questi corridori? Complimenti a loro perché sono molto giovani ma sono già molto forti e chiaramente non posso che fare i complimenti, però adesso tra un po' inizieranno a entrare in scena anche i big e spero anch'io di poter cominciare a vincere. Per te sono pericolosi? Sono pericolosi loro come anche gli altri, chiaramente in corsa sono tutti rivali, quindi uno vale l'altro. E Matteo Bonova ti aiutare sulle strade del Giro? Beh sì, lui in queste corse è molto utile, è un grande uomo squadra e ha avuto la possibilità anche di vincere, quindi è stato molto bravo, adesso vedremo. Non credo che siano nei suoi programmi fare il Giro d'Italia, però ci sarà modo di tante altre corse, mi può aiutare. E per finire, sei ancora quanti anni con la Lampre? Ho altri 2 anni, quindi vado tranquillo qui. Ti senti bene in questa squadra? Sì, molto. Direi che non manca nulla, ma soprattutto anche c'è un ottimo gruppo con i compagni, con il personale, con tutte queste cose. Anche con Caruso che mi segue perfino anche nelle interviste. Quindi. Ok, grazie Damiano. Sì,